Ma adesso è arrivato il momento di introdurre il grande maestro di questa sera con un trailer, così come si fa nelle grandi occasioni. Io non vorrei dire altro, dopo arriverò a darvi questo grande nome, ma per adesso godetevi questo meraviglioso trailer di questo film sommerso, di questo film veramente di grande, grandissimo culto che verrà proiettato questa sera, e grazie a voi. Ma... sei al cinema, no? Vedi sto trailer, bellissimo, trailer meraviglioso, complimenti anche alla direzione del festival che l'ha recuperato e che lo ha proiettato. Beh, io non so come introdurlo, stavo riflettendo, stavo cercando le parole, credo, insomma, questo film è del 1971, credo che la magia del cinema sia questo, cioè tenere gli incubi sempre freschi, no? È come se la nostra mente fosse un piccolo frigorifero dove poi gli incubi, le suggestioni, i sogni che viviamo poi alla fine riemergono sempre, basta un'immagine per farli tornare allerta. Allora io non so cosa dire, non so come presentarlo, se non con una grande emozione. Io una volta scrissi, prima Ruggero Deodato citava un mio libro, io ho scritto una volta: quando si realizza un sogno bisogna ricordarsi di averlo sognato, e così succede anche con gli incubi. Allora il mio sogno era di incontrarlo e adesso sarò qui con voi a intervistarlo. Signori, tutti lo chiamano maestro, io dico che è un grande artista. A voi Dario Argento. Dario, mettiti dove vuoi. Buonasera, ciao, caro, che ciao. Piacere, che piacere, che piacere. È un piacere stare qui con tutti voi, grazie. Davvero una grande emozione.
E poi devo dire, beh, è un'emozione essere qua, ti do subito del tu, ti dispiace, tanto. Senti, io sono contento soprattutto per parlare di questo film, che è un film che io dicevo prima un po' sommerso all'interno della cinematografia. Parto dalla mia esperienza con questo film. La mia esperienza con questo film è che io l'ho visto, come dire, sentendomi lusingato e fortunato, perché tantissimi anni fa un mio amico mi disse: guarda, c'ho 4 mosche di velluto grigio, l'ho trovato, c'ho la registrazione di Rete 4 che gira, è vero o no? Ritorna, una registrazione di Rete 4. Quindi questo film è stato un film molto sommerso, e anche questo ha aiutato a farlo diventare un cult, no? Ci vuoi raccontare intanto un po' la genesi del film, com'è andata, com'è stato anche questo piccolo, credo, travaglio produttivo, che forse anche a te ti ha coinvolto direttamente, sì, no? Sì, è vero, mi è molto coinvolto, perché il film fu prodotto da me e dalla Paramount. Poi dopo non riuscimmo a distegarci nei diritti, e allora la Paramount preferì ritirare il film e non lo distribuì più per molti anni, per 20 anni, non si è più visto né in cassetta né in DVD, niente, nessuno. Dicevi non ce l'avevi nemmeno te? No, non c'ero nemmeno io a casa. No, nessuno ce l'aveva. Infatti tutti dicevano che era il film più misterioso della mia filmografia. Poi dopo, a un certo punto, penso in modo clandestino, uscito da qualche parte, non so da dove, penso dagli Stati Uniti, e uscì questa copia clandestina e dilagò dappertutto, e ne fecero DVD, ma tutti penso clandestini, non autorizzati dalla Paramount né da me. Quindi, però io ero contento che finalmente fosse riuscito, perché è un film che io ho molto amato, perché quando l'ho fatto dopo L'uccello dalle piume di cristallo e Il gatto a nove code, mi dissi: voglio fare qualcosa di diverso, qualcosa di più strano, più forte, più me, più personale, e così lo riuscì a realizzarlo con questo film. Tanto personale che forse c'è anche qualcosa di davvero tuo, no? Non dico di autobiografico, ma forse quasi. Sì, c'è qualcosa di autobiografico. Ad esempio l'attore ricordava, assomigliava a me quando avevo l'età sua, l'attrice assomigliava alla mia ex moglie, però io queste cose erano un po', erano inconscio, a livello inconscio, non è che me ne accorgevo mentre facevo queste scelte, le ho fatte. Ho fatto un film dove raccontavo di una donna che perseguitava il suo marito, e alla fine è venuto qualcosa di così profondo, così personale, che quando anche l'ho visto per la prima volta completamente finito, ho detto: ma cazzo, sto raccontando proprio la mia storia. Veramente. Bella, fantastica. Sì, è stata la prima volta nella mia vita, e l'ultima, che in cui ho raccontato un film giallo, in fondo la mia storia. Sì, infatti hai detto bene, no? Hai detto in un film giallo, perché questo film insomma ha più toni da thriller, appunto, rientra un po' più in quel genere lì, no? Sì. Siamo ancora, dato per collocarlo anche nella filmografia di Dario, siamo ancora, è il terzo film, siamo ancora un po' lontani da, come dire, qualche anno manca da Profondo Rosso, qualche anno manca da quando prenderai una deriva ancora più verso l'horror, no? E io ti volevo chiedere, quando tu vedi, cioè, guarda, già vederlo dal trailer, dicevo: madonna, sembra proprio una roba quasi avanguardistica, no? Cioè una sperimentazione ed una fantasia. Vuol dire che forse oggi davvero, no, si fa più fatica a pensarla. Ma com'è possibile, allora, dire che buono, alla fine qualche decennio fa, no? La fine, sì, che è del 71, questo, cioè già 72, c'ha, cioè già piacevolmente qualche anno, no? Sì. Quindi come funziona? Che all'epoca, che ne so, c'avevi anche, c'era più ispirazione, c'era più. Non è che c'era più ispirazione, c'avevo più ispirazione io. Ero io che c'avevo
tanti pensieri, tante illusioni, tante allucinazioni. Tante allucinazioni? Sì, tante. E sì. Che facevi, insomma? Cioè degli additivi oppure era di tuo? Anche degli additivi. Anche degli additivi. Ma questa è una cosa piacevole da dire, ma mia... Cioè, voglio dire, ora dobbiamo fare anche un po' di pubblicità a progresso. Cioè, non è che se uno ora si fa 5 o 6 canne fa un figlio di argento, eh? Scordate, no, no, questo no, non si fa. Esatto, ma non si fa così. No, no, che anche, sennò... anche Hemingway diceva, non è, esatto, che, cioè, non bevendo, è che si diventa Bukowski con... Si fanno dei ragazzi bellissimi, no, assolutamente, non è così, no? Non è. Però, i belli anche se non si belli. Prestava, sì, si prestava nella tua vita, perché la tua vita è anche avere delle esperienze di tipo strano, di tipo diverso, che ti portavano verso altri mondi, verso altri pensieri, insomma era molto interessante. Senti, questo film, ora prima di andare poi anche un po' più nello specifico, ripeto, mi allargo con simpatia, anche se qualcuno ha qualche domanda, qualche suggerimento da fare, ha già, come dire, dalla copertina un grande fascino, che è derivato dal titolo. I titoli dei tuoi film sono una cosa che ormai sono entrati un po' chiaramente nell'immaginario collettivo, però cioè, come ti è venuto Quattro mosche di velluto? Cioè, come ti viene l'uccello, no, cioè dalle piume di cristallo, stiamo dicendo l'uccello dalle palle di cristallo con Remake Hard, ma come profondo rosso, come viene questi titoli, come escono, come arrivano? Ma non lo so, ci penso, cerco qualcosa di originale, di legato un po' alla storia, però anche immaginario, così. Questi Quattro mosche di velluto grigio è stato interessante, il titolo piacque molto appunto agli americani, tanto che lo presero quasi senza leggere la sceneggiatura, già il titolo li affascinò, e quindi così. Poi dopo ebbe anche successo negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Poi appunto poi avvenne questo dramma della lite con la Paramount, e poi il film lo ritirarono e non uscì più. Allora, c'è già qualche domanda in giro? No. No? Non vuoi? No, no, sì. C'è? Beh, c'è un po' di timore inizialmente, qualche timidezza. Sì? Nessuno? Beh, grande. Ah, laggiù mi dicono. Qualcuno ha alzato la mano? No, che mi fate gli scherzi? Lei? Beh, allora, no, vado avanti io se volete. Sì, vai. Quel ragazzo lì. Chi è laggiù? Sì, vabbè, Deo, ragazzi, non dovete mai andare a bagno, sembra di essere a scuola, sai, scusami, è lui. Ma no, là vado avanti io, casomai, come se fosse... ecco lì, guarda. Allora, dove sono le signorine col microfono? Eccole, eccole, allora guarda, c'è... Cioè, ti alzi i piedi, per favore. Ciao, buonasera. Eccolo, che Andrea Pezzi, sembri... Ricordi Andrea Pezzi. Buonasera, ciao, ti chiami? Me lo dicono tutti. Te lo dicono Alessandro. Tutti. Alessandro, ciao. Ciao. Sei di Nettuno? No, però sto qui vicino ai Castelli Romani, all'Anuvio. Ti si vuole bene uguale, vai. Bene. Allora, no, ero curioso di sapere un'informazione riguardo all'unico film, diciamo, che esce un po' fuori dalla filmografia tipica del maestro Argento, e cioè le cinque giornate, esatto. Allora, avevo letto delle cose riguardo alla genesi di questo film, che inizialmente il regista doveva essere un altro, e so che il protagonista, insomma Celentano, spinse affinché fosse lei il regista, quindi se ci può raccontare qualche aneddoto al riguardo. Una domanda interessante, sì, questa, sì, eh? Sì, io grazie, Alessandro. Devo dire che non dovevo essere il regista, ero il produttore e anche l'avevo scritto. Poi dopo, quando lo proposi a Adriano mi disse: ma scusa, se ti piace il film perché non lo dirigi te, perché lo devi far dirigere da un altro? E allora questa cosa mi colpì, ci pensai qualche giorno, e poi ti telefonai e dissi: va bene, lo faccio. E fu una bellissima esperienza con Adriano, perché Celentano è una persona molto interessante. Adesso negli ultimi anni penso che è un po' cambiato, eccetera, però quando era più giovane era una persona molto affascinante.
A parte che lui stavamo, passavamo le serate, lui prendeva la chitarra e cantava il rock and roll americano inventandosi tutte le parole. Era bellissimo stare con lui. Non so, poi facevamo delle scherzi, andavamo in un bar di Milano, lui scendeva dalla macchina, entrava nel bar come se fosse un normale cliente, tutti lo guardavano, dicevano, ma è arrivato, lui faceva un grido e poi scappava via. Era una persona deliziosa, stupendo. È stato bellissimo lavorare con lui. E questo film è un film particolare perché racconta il risorgimento italiano in un modo molto bizzarro. Noi eravamo negli anni 70, in pieni anni 70, quindi periodo di grandi contestazioni, e quindi facemmo questo film anche per contestare la storia italiana che veniva così pomposamente presentata, con gli eroi, con il Cattaneo. Invece noi scoprimmo che, facendo la preparazione del film, sempre il famoso Cattaneo è, siccome il aveva un lacchè, una persona che curava la casa, e questo lacchè fece le 5 giornate e sparì per 5-6 giorni. Quando ritornò lui lo bastonò perché gli disse: sei andato via, mi ha lasciato senza mangiare, senza niente, così. Quindi erano tante cose che andavano riviste. Io e Nanni Balestrini, uno dei sceneggiatori del film, anche il mio amico carissimo, che ha passato tante vicissitudini politiche, ci mettemmo in una biblioteca di Milano che conteneva dei diari delle 5 giornate del 1848. Questi diari erano diari o ricordi personali, e ce n'erano tantissimi, e noi il film l'abbiamo praticamente tratto da queste storie vere, un po' reinventandole, cambiandole, dandole anche una storia un po' azzoide, un po' strana. In modo, il film fu una bellissima esperienza per me. Mi dispiace di non averla ripetuta e di essere rimasto sempre a fare il mio thriller amato e tanto, tanto amato da me. Perché tu avresti fatto magari anche, che ne so, ora Azzardo, avresti fatto anche una commedia. No, la commedia no. No, dici qualcosa di diverso? No, qualcosa di diverso sì, però la commedia, quella lì non interessa. Cioè, specialmente la commedia italiana. Quella veramente non mi piace. Tu hai sceneggiato un film western importante, no? Sì. Ma perché c'hai anche una passione. C'era una volta in western. Esatto, con Bertolucci. Sì. Ma io mi immagino questa cosa, immagini Sergio Leone, no? Lui e Bertolucci insieme a scrivere, no? Questa cosa a me mi ha sempre affascinato. Sarebbe bello avere una foto di queste immagini. Sì, deve essere stato. Peccato che non l'abbia mai fatta. È stato bellissimo, mesi e mesi a parlare, a discutere, a ridere, a raccontarci aneddoti personali, la nostra vera, la nostra visione della storia del cinema. Sergio, ad esempio, non parlava molto della storia del cinema perché la conosceva e non la conosceva, quindi lui era molto riflesso su se stesso. Invece io e Bernardo, che eravamo molto amanti del cinema, quindi parlavamo della Nouvelle Vague, di tutte queste cose, lui ci ascoltava, non so se con interesse o con noia, non lo so, però ogni modo ci ascoltava e noi raccontavamo appunto le nostre esperienze nel cinema. Eravamo molto giovani, eravamo ragazzini quasi, però fu anche bello, fu anche molto bella l'amicizia fra me e Bernardo, che durò alcuni anni. Poi dopo io dico sempre che il cinema unisce e poi il cinema divide, perché il cinema ti unisce per un periodo e tu sei come un fratello per l'altra persona, poi dopo ti separi perché tu fai un altro film e vai in America, lui va in Francia e non ci si vede per anni, e tutta quella meravigliosa amicizia che era nata
nelle sale cinematografiche, nei ristorantini di Roma, camminando per la strada, invece poi è tutta finita, è partita, adesso nascono nuove esperienze, certo, e le seguiremo. Il western è un esempio di un genere che ti, sì, affascina. Mi ha affascinato moltissimo sempre, sì. Prego, ci sono altre domande, osservazioni, cose? No. Buonasera. Buonasera. Lei sta male? No, vedo male io. No, no, vede bene. Ah, vedo, no, perché perdono, c'ho un fallo. Sono uscita apposta per dalla tomba, apposta per il signor Argento. Beh, questo è un grande complimento, qui siamo al top, eh. Sono uscita apposta dalla tomba. Forse la signorina ti ha mai fatto una dichiarazione così importante, questa mi sembra, sembra abbastanza il massimo, eh? Sembra il top. Prego. Avrei una domanda. Qual è la sua posizione sugli effetti speciali oggi nei film horror? Perché crede che se ne abusi troppo in virtù di lasciando perdere trama, lasciando perdere cose che in realtà dovrebbero avere maggior rilievo, oppure sono assolutamente necessari e è bello il progresso, è bello tutto? Ma è bello il progresso, bello tutto, insomma non è così bello il progresso, così bello tutto. Penso che il cinema, questo che tu dici veramente alludi al cinema americano, perché è il cinema americano che abusa di effetti speciali, tanto che gli effetti speciali li hanno reso il cinema americano horror e thriller praticamente una omologazione, è tutto uguale, è sempre la stessa storia, la storia di un gruppo di ragazzi e ragazze che prendono la macchina e va in una villa in campagna, questa villa entrano dentro, festosi, si fanno le canne, bevono eccetera, e poi appaiono i mostri e poi alla fine rimangono due persone. E le storie sono sempre queste. Con dei fantasmi cinesi e parlano al cellulare. Non finiscono mai di cambiare. Perché ci sono gli effetti speciali che hanno omologato tutto, perché le grandi ditte di produzione, siccome vedono che vanno bene, loro allora li fanno, fiammate, esplosioni, macchine che esplodono, è tutto uguale. Invece, peraltro, invece c'è un cinema che è poco conosciuto e che pochi di voi avranno visto, avranno seguito, c'è il cinema, ad esempio il cinema sudcoreano, molto interessante, il cinema thailandese, il cinema orientale in genere, molto interessante, a parte che segue molto anche il mio stile, sono le persone che si sono molto ispirate ai miei film, però poi anche c'è anche di psicologico, di profondo, di qualcosa che viene dal profondo dell'animo, che invece il cinema americano ha perso, e purtroppo ormai è così il cinema americano, però penso che si potrà riprendere, perché ci sono dei giovani autori, giovani talenti che chissà che cosa faranno nei prossimi anni. C'è qualcuno che ti piace di questi giovani, anche registi americani, non so. Ora Rob Zombie per esempio è considerato. Sì, Rob Zombie lo conosco, mi piace molto, è molto simpatico, è intelligente, e anche i suoi film sono molto, molto belli, alcuni meno belli, insomma come tutti peraltro. Poi ce ne sono altri, però piccoli talenti che fanno piccoli film. Basta che uno fa, ad esempio in America, basta che uno fa un film tipo Blair Witch Project e subito ne fanno 50 uguali. Basta che fai insomma qualsiasi film che ha successo e che è un po' più diverso e subito ne fanno una ventina di uguali, di film appunto girati con la telecamera, col telefonino Però a me non mi piace questa imitazione, a me piace gettarmi ogni volta in una nuova avventura, in nuove storie.
No, anche perché credo che oggi, insomma, fare un film, come si dice, no? Noi si dice film di genere, anche in Italia sia abbastanza complicato, abbastanza complesso, insomma, ora è davvero difficoltoso, anche per i giovani che coltivano questa passione, grazie a te, grazie ad altri registi che hanno reso grande il cinema di genere italiano qualche decennio fa e cercano di riproporre una cosa del genere. Però in effetti si fa fatica perché il mercato paradossalmente si è ristretto, no? In questo senso. Per questioni, cioè, è rimasta la commedia. Sì, per questioni finanziarie si è ristretto, è diventato piccolo, un po' misero e purtroppo, infatti il mio prossimo film io lo farò con una produzione americana perché non, in Italia non ci sono possibilità veramente, sempre ci sono dei film interessanti in Francia, i corti francesi sono i più belli del mondo, alcuni film spagnoli sono bellissimi, certo. I film del Sud America pure sono molto interessanti, messicani, peruviani, però in Italia no, in Italia si è persa questa tradizione. In Italia segui qualche regista, c'è qualcuno a cui vedi ora, ogni tanto qualcuno si dice si ispira a te, no? Sì, non voglio fare nomi, ma, però voglio metterti in imbarazzo, però dici no, lasciamo bene, infatti quello ti voglio dire. Allora, ci sono altre domande, altre cose? Là, prego. Buonasera. Oi. Ciao, ti chiami? Ciao Paolo, Simone. Ciao Simone. Ciao Paolo, ciao a tutti. Buonasera maestro Dario. Allora, io mi sono appena diplomato in regia e ho di fronte un maestro artigiano e di genere che si è occupato di horror e anche di film gialli. Quindi i suoi film sono molto interessanti e particolari, quindi è difficile fare una domanda altrettanto valida, però ultimamente vedendo dei suoi film ho visto che lei ricorre spesso alle siringhe per immortalare le vittime, per tramortirle, no? E allora, visto che si utilizza anche mannaie e altre tipologie di... Una domanda di sul montaggio, via, vuoi fare? Volevo chiedere come mai ricorre, magari una cosa banale, però come mai ricorre spesso alle siringhe, visto che anche stasera si vedrà Quattro mosche di velluto grigio e anche in questo film utilizzerà il lago, quindi è una paura diciamo inconscia perché vuole colpire oppure non lo so, perché è una paura, certamente è una paura inconscia, uno dei miei incubi forse, non lo so, però insomma ci sono in effetti, è vero, in molti film miei ci sono delle siringhe che appaiono, degli aghi grandi, aghi piccoli, mi ricordo la sindrome di Stendhal dove c'era Asia che veniva perseguitata da una siringa enorme che attraversava lo schermo, insomma ce ne sono, sì, una forma inconscia di racconto che non riesco a spiegare bene veramente, come la maggior parte degli incubi dei miei film, non riesco a spiegarli bene perché sono come degli incubi. Gli incubi valli a spiegare, gli incubi sono troppo profondi, vengono dalla tua parte oscura e quindi non si possono così spiegare bene. Grazie. Allora, volevo chiedere. No, intanto se ci sono, fermatemi. Intanto io volevo fare una domanda a Dario, volevo chiedere, so che stai preparando anche un libro? Sì, no, è l'ho vero? Già finito. Ah, l'ho già finito? Sì. Quindi insomma siamo lì. Esce ottobre. Sì, è una autobiografia, la mia autobiografia. Un'autobiografia? Sì. Grande interesse. Sono tutti da quando ero bambino fino agli ultimi film. Come si intitola? Paura. Semplice, una cosa inequivocabile, via! Sì. Tanto per non lasciare... Un'autobiografia, nel senso proprio racconti la tua vita, il tuo percorso, quanto ti sei sfortunato e quanto hai inventato? Quanto... No, non ho inventato niente, l'ho raccontato, l'ho fatto per Einaudi, quindi bisogna anche, è una ditta, cioè una casa editrice molto seria, quindi ho cercato di essere molto serio e raccontare realmente quello che mi era successo, le mie storie, i miei amori, le mie vicende drammatiche, le mie storie di droga. Tutto quello, i miei film difficili, i miei film facili,
momenti difficili della mia vita, momenti che ho passato, insomma ho raccontato un po' tutto quello che mi è accaduto, sinceramente, senza infingimenti, senza dire bugie. Ma te sei contento? Cioè sei felice alla fine, dico, se tu fai un bilancio? Ma felice? No, io sono fatto questo, ho voluto farlo naturalmente, perché sennò non l'avrei fatto. Non è che posso essere né felice né infelice, questa è stata la mia vita. Io in questo senso nella mia autobiografia racconto quella che è stata la mia vita, così che tante persone non lo sanno, gli episodi, i momenti della mia vita difficili, che tanti non sanno, però io ho voluto raccontare. Ma perché a me colpisce sempre questo fatto, no? Nel senso che comunque noi siamo in un momento, il cinema italiano ha, come dire, gli autori, no? Quindi ora si trovano 100 autori o comunque gli autori che sono quelli che fanno i loro film e che sono registi, per amor del cielo, importanti e tutto. E riflettevo di come a volte, a parte Dario e a parte, forse abbiamo citato prima Sergio Leone, cioè che sono registi che si sono concentrati su un genere, beh, comunque chi faceva film di genere era sempre un po', no? Nei salotti buoni, nei salotti dell'intelligenza romana, in quelli, nei Davidi di Donatello, cioè sempre sono quelli che non hanno mai ricevuto forse un premio, non hanno mai ricevuto. Ti volevo chiedere, non so, come l'avevi presa, se alla fine c'era un aneddoto o se, come, insomma, io sono stato tre mesi ora a Roma e c'è questa frase bellissima, se ti rode il culo, no? Cioè, se ti dà fastidio, se questa cosa, perché a me sì, per esempio, cioè, a me dispiace quasi come pensare come se allora dobbiamo continuare a dire che noi siamo qua perché siamo appassionati di cinema bis, di cinema non di serie A, ma cos'è alla fine, cioè? La sente ancora sta cosa? Cioè ora forse non credo, però ai tempi sicuramente sì, c'era un po' di discriminazione. Sì, c'era, no? c'era discriminazione, specie dal primo film già, perché io, venendo dalla critica, i critici pensavano che avrei fatto un certo tipo di cinema molto diverso, un film, cinema cosiddetto impegnato dell'epoca, invece io ho cominciato subito con un cinema di genere e quindi mi sono gettati contro, è andato avanti per anni, però mi ricordo che un aneddoto che raccontava Sergio Leone quando scrivevamo, raccontava che c'era si era in una classe a scuola e il professore chiedeva ai ragazzi, dice, tuo padre che mestiere fa? Sì, mio padre fa il macellaio. Ah, bene, tuo padre che mestiere fa? Mio padre fa il professore. Ah, va bene. E tuo padre che mestiere fa? Dice, mio padre fa il cassamortaio. Ah, vabbè. E tuo padre, tutti un po' preoccupati, poi dice, tuo padre, e poi vicino di banco di quello che ha detto mio padre fa il cassamortaio, ha detto, non è vero, tuo padre è un medico. E dice, ma io mi vergognavo di dire che era un medico o che faceva delle critiche, perché preferivo dire che faceva il cassamortaio. Così, questo qui raccontava Sergio Leone. Sì. Quindi te dici che è sempre stato un po' anche, cioè questa cosa qua è legata al fatto che comunque c'è una persona, alla fine deve dichiararsi come, cioè nel senso, non ho capito l'aneddoto, scusami. Sì, sì. Cioè tu dici, quello faceva il cassamortaio. Sì. Lui in realtà, cioè, scusate, mi avevo un po' confuso, sì. Invece diceva, tuo padre cosa faceva? No, mio padre faceva il critico. Ah, il critico, ecco, sì. Che non capivo una sega. Faceva il critico. Appunto, però mi vergognavo di dire faceva il critico, non l'ho detto che faceva il cassamortaio. Ah, ho capito, non il medico, il critico, no, scusami. Beh, no, ragione, vabbè, ma sai, critici sono fatti. Ah, comunque, secondo me è questo il concetto, secondo me, insomma, tu hai vinto questa grande cosa che è una cosa molto importante, cioè io credo che, e siamo tutti qui a testimoniarlo, che l'horror è un genere urgente, politico, importante, insomma, e tutti i ragazzi che sono qua per ringraziarti, insomma, fondamentalmente. Davvero. Grazie. Allora, io non so se c'erano ultime cose. Beh, guarda qua come si è accesa la sala, dai, andiamo. Beh, grande applauso, ma certo.
grazie Nettuno, grazie a voi per essere qui da tutta, non solo da Nettuno, ma da tutti i paesi intorno. È stato bellissimo incontrarvi. Allora, noi, io so che c'erano delle altre cose, delle altre domande, però insomma, come che, noi abbiamo anche un programma, come? Facciamo un po' tardi. Allora signori, scusa, sì, intanto poi gliele farete, insomma, sì, ci sarà occasione, adesso ci andiamo a bere anche un amaro del campo, sì, sì, tutti insieme. Allora, io volevo chiamare qua con me queste fantastiche pulzelle perché volevamo premiarti a nome dell'Italian Horror Fest 2014. Anche un premio. Assolutamente sì. E ti dico, questo premio è bello, io prima ho incontrato anche il sindaco e dicevo, questo è bello perché il fatto che ci sia il comune di Nettuno dietro questa manifestazione vuole essere proprio un premio istituzionale e dà il valore che hanno tutti questi ragazzi e tutte queste persone che poi guarda che bello, guarda che audience, sono di tutte le età e sono qui per un grande maestro del cinema italiano ed internazionale, Dario Argento. Grazie.